Siamo sempre all'interno del padiglione 11 e ora sono con un altro ospite, sono con Franco Melpignano. Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ospiti di Fiera Cavalli. Ci troviamo al vostro stand, lo stand come possiamo leggere dell'École de Légèreté. Spiegaci un po' che cos'è l'École de Légèreté. L'École de Légèreté, questo è lo stand del gruppo italiano École de Légèreté, è l'associazione che riunisce tutti gli istruttori e allievi istruttori del maestro francese Philippe Carle, che ha fondato appunto l'École de Légèreté. Noi siamo qui a Fiera Cavalli all'interno del padiglione 11 dell'area Horst Friendly per presentare la nostra scuola di formazione. Siamo qui tutto il gruppo degli istruttori, abbiamo due cavalli, facciamo tutti i giorni delle presentazioni appunto per mostrare quella che è la filosofia dell'École de Légèreté nella progressione dell'addestramento basata sul rispetto del cavallo e sui principi classici. Quindi la filosofia della vostra École de Légèreté è il rispetto del cavallo nel lavoro? Assolutamente sì. È da lì che parte tutto, l'evoluzione dell'addestramento del cavallo, quindi l'equitazione classica, tutti i maestri classici, quello che ci hanno lasciato, unito a quelle che sono le moderne scoperte scientifiche in ambito di conoscenza del cavallo dal punto di vista psicologico, morfologico e biomeccanico, per arrivare a un'equitazione sempre più rispettosa del cavallo. E le persone rispondono a questo tipo di equitazione? È un'equitazione sicuramente più impegnativa, perché appunto il rispetto del cavallo, l'etica, mette in gioco delle cose che vanno un po', posso dire, contro quelle che sono le abitudini della società attuale. Però insomma, la gente, chi ama veramente i cavalli, è molto interessata. Franco, vi ringrazio e vi lascio al vostro lavoro. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. A voi.